Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video di formazione online. Mi chiamo Claudio Fusco e già da qualche anno collaboro con il brand Elgon Cosmetic per quanto riguarda la formazione in Italia e all'estero. Oggi parleremo della collezione 2020. Nel particolare lavoreremo su quella che è la parte di un mood chiamato Tech Romance, da cui una delle ispirazioni, che è il taglio che faremo oggi, è Orchid Shine. L'obiettivo di unire linee rigide e squadrate con la morbidezza di linee più naturali. Questo genera un mix di vari tipi di movimenti e di volumi e quindi anche di ondulazioni. Prima di iniziare il nostro taglio utilizzerò il Time It, questa crema anti-frizz che mi darà quella morbidezza e quella texture che mi serve per avere più fluidità nel taglio. Adesso cominceremo le divisioni. Aggiungiamo una piccola quantità di Time It distribuita bene nelle mani, massaggiamo per farla assorbire e finiamo di creare le nostre divisioni. L'importanza delle separazioni è fondamentale, poiché pochi minuti dedicati alle divisioni ci permetteranno di avere sempre sotto controllo quello che stiamo facendo, ma anche di lavorare in un contesto di pulizia eccezionale. Ho fatto le mie divisioni, ve le faccio vedere. Ho cominciato facendo una forma circolare partendo dalla parte più alta della testa, quindi ho posizionato il pettine per vedere il punto in cui il pettine era perfettamente orizzontale. Da quel punto ho cominciato a tracciare una linea rotonda fino alla parte in cui la testa comincia a curvare nella zona posteriore. Dopodiché ho isolato questa zona, ho pettinato la parte posteriore in caduta naturale e mi sono definito la parte della mia frangia con due linee che partono dalla zona della corona e finiscono all'altezza del sopracciglio, sia di qua che di là, portate in avanti, pettinate e isolate. A questo punto mi rimane la parte destra e la parte sinistra, che anche queste ho diviso e ho pettinato in avanti per poterle separare dalla parte posteriore, con una linea che parte da metà della prima sezione fino a dietro l'orecchio. Adesso comincerò il taglio. La prima sezione la prendiamo tracciando una linea in verticale nella parte posteriore della testa. Questa forma dovrà essere squadrata, quindi pettiniamo molto bene e leviamo in forma quadrata, assicurandoci che il livello delle nostre dita sia parallelo al pavimento. Dopodiché, in point cutting, andiamo a tagliare. Le altre sezioni dovranno essere sovrapposte sempre all'ultima che abbiamo tagliato. Quindi ridividiamo la prima sezione in due, prendiamo una seconda sezione, la trasportiamo su metà della prima e tagliamo. Infine l'ultima, trasportiamo tutta la zona sulla seconda sezione
e tagliamo. Questo qui ci permette di avere una maggiore leggerezza in questa zona, ma un effetto sempre pieno nella parte della lunghezza. Facciamo la stessa cosa da quest'altro lato. Controlliamo sempre la nostra sezione per non doverci ritornare successivamente sopra. Pettiniamo e trasportiamo sulla linea, sulla ciocca precedentemente tagliata. E con questo passaggio abbiamo completato il primo pannello del taglio. Bene, a questo punto taglierò le parti laterali. Senza interferire con quello che faccio, sposterò tutta la zona appena tagliata e la isolerò perché non mi possa interferire con quello che devo fare. Facciamo una linea leggermente in diagonale, trasportiamo la sezione da tagliare aderente al viso e la pettiniamo in maniera parallela alla linea. Come punto di riferimento stiamo sotto lo zigomo, sempre con il point cut. Guardiamo il nostro punto di riferimento. Vedete quanto avere le divisioni pulite diventa semplice e veloce. L'esecuzione di un taglio. Adesso passiamo alla frangia. Sciogliamo quindi la sezione della frangia, pettiniamo in avanti, in caduta naturale, quindi in questa maniera. Dividiamo al centro e cominciamo a tagliare la nostra frangia, che possiamo a sua volta ridividere in due pannelli. Pettiniamo verso il basso, tenendo bassa la ciocca, aderente al viso, senza creare nessuna elevazione, perché vogliamo mantenere l'effetto pieno, quindi la pesantezza di questo blocco. E cominciamo a tagliare, taglieremo in point cut, cercando di ottenere una forma rotonda in questo modo.
finiamo la seconda parte della nostra frangia. Vediamo qual è la nostra sciocca guida. Faremo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi partiamo dalla parte più corta e piano piano andiamo a girare con la nostra forbice. Perfetto, a questo punto abbiamo un effetto di rotondità che poi da ultimo andremo a perfezionare. Una volta che l'abbiamo asciugata, vedremo dove dobbiamo alleggerire, dove dobbiamo mantenere più pesantezza, proprio per ottenere quell'effetto geometrico ma allo stesso tempo con le morbidezze. Taglierò adesso infine la parte centrale, quindi la prima divisione che abbiamo fatto. Prenderò per prima la sezione centrale di questo pannello, quindi con uno spessore di circa un dito. Terrò in considerazione questo come punto di riferimento e questo come secondo punto di riferimento. Quindi porterò verso l'alto . Dopo aver fatto questo primo passaggio, i successivi passaggi di questo pannello verranno tagliati invece con delle sezioni leggermente diagonali che mi porteranno a eseguire un taglio, in questo caso in orizzontale, sempre proiettate verso l'alto. E così otterrò un effetto di volume ma anche di una leggera disconnessione con la parte sottostante. Abbiamo una semplicità e una facilità di esecuzione che vi darà la possibilità di eseguire in tutta sicurezza questo taglio in pochissimo tempo. Tutto ciò che dobbiamo tenere sotto controllo è sempre la pulizia delle nostre sezioni, che è una delle cose fondamentali per l'esecuzione di un taglio corretto. Faccio il mio check, il controllo. Non ci deve essere l'assoluta perfezione, ma una corretta esecuzione. Per questo mi limito a togliere poche punte.
Fatto questo, quello che mi rimane da fare è definire il perimetro. Comincerò con la parte centrale. Mentre i laterali, destra e sinistra, dovranno essere pettinati in maniera quadrata, quindi non seguendo la caduta naturale, ma con questo leggero trasporto verso la zona posteriore, affinché la parte davanti rimanga piena e leggermente più lunga. A questo punto procederò con l'asciugatura. Per l'asciugatura utilizzerò il Pre-Pit, è un prodotto che mi dà consistenza alla base con un effetto invisibile, ma quella corposità che serve senza appesantire a creare un effetto naturale senza volumi forzati. Lo spruzziamo facendo delle leggere divisioni. Avvicinandoci, direzionando il getto verso la base, la scelta del prodotto è molto importante. Non bisogna mai banalizzare questo aspetto, perché ogni prodotto ci potrà semplificare o addirittura potrà renderci le cose più complicate se la scelta è stata sbagliata. Adesso andiamo a definire la nostra forma con l'ultima personalizzazione prima di completare l'effetto ultimo dell'asciugatura. Abbiamo asciugata senza creare volumi, quindi tenendo piatta la base, e adesso andiamo a alleggerire con la tecnica del chino cut all'interno delle ciocche in maniera molto delicata per creare delle micro rotture che mi permettere di dare quella disconnessione leggera, delicata, fra lunghezze e altre, oltre a eliminare un eccesso di volume dove ritengo che non sia necessario. Fatto questo, voglio dare un po' di leggerezza solo sulla parte intermedia tra la parte alta e la parte finale della frangia, in modo che mi rimanga peso ma che sia anche interrotta in alcuni punti. Fate molta attenzione a questo passaggio, non affondate troppo, molto delicati, per non creare danni o buche che non possono essere recuperabili. È una tecnica a mano libera, quindi è molto importante la vostra sensibilità. Utilizzerò il Pump It, che
che è un spray texturizzante che mi darà la possibilità di creare quella texture un po' vissuta e una maggiore facilità nel separare ciò che è corto da ciò che è lunghe per ottenere quell'effetto desiderato. Quindi utilizziamo il pump it in maniera molto leggera, senza esagerare. A questo punto finirò la mia con la piastra, vado a creare delle leggere ondulazioni, sempre così a mano libera. Senza un ordine preciso, lavorerò più o meno al centro della ciocca, mantenendo quindi la base inalterata e la punta inalterata. Non voglio creare l'effetto mosso, non voglio creare riccioli, ma voglio un movimento esattamente al centro della ciocca. Bene, la personalizzazione è abbastanza veloce. È chiaro che questo è un taglio molto versatile, quindi anche la parte finale può essere molto personale, può essere adattata a vari tipi di effetti finali, sempre in base al vostro gusto. Non diamo movimenti troppo simmetrici, troppo uguali. Cerchiamo di essere abbastanza disordinati in quello che è la scelta delle ciocche e in quello che è il movimento che gli diamo, affinché possa venire fuori un effetto quanto più casuale possibile. Finirò con l'utilizzo della lacca numero 70. I numeri che vediamo sulla parte frontale del nostro prodotto hanno un significato. In linea di massima danno il criterio del livello di fissaggio, quindi non valutiamo l'aspetto del fatto che sia una lacca, perché ha una morbidezza, una tenuta molto ottimale, ma con una morbidezza e con una facilità di poter essere eliminata anche con una semplice spazzolata in maniera molto rapida. All'inizio vi ho detto che questo look
avrebbe avuto questo duplice effetto, un concetto di unione fra effetto più disordinato con l'abbinamento a zone gloss, zone lucidate. Quindi per questo, per creare questo effetto, utilizzo lo Shine It, che è uno spray lucidante molto leggero che dà un bellissimo effetto e fa esaltare molto di più il colore nelle zone in cui volete farlo esaltare. Direzioniamo quindi direttamente il prodotto solo esclusivamente su alcune zone. Questo creerà un effetto di profondità, mi diminuirà, se voglio, il volume in eccesso laddove non mi piace, mettendo in evidenza anche le forme morbide che abbiamo fatto. Quindi poche spruzzate, in questo caso mirate. Io in pratica ho finito. Spero che vi piaccia e vi aspetto per il prossimo video. Ciao, grazie.